A me dispiace perché sembrerebbe, detto così, che non ci sia dietro una grande riflessione teorica e soprattutto un grande esercizio, perché le regole si imparano applicandole. Poi le possiamo anche buttare nel cestino se non servono, ma bisogna conoscerle, come ci ha insegnato Orwell. La regola principale è quella del buonsenso. Solo che quando noi scriviamo, scriviamo, come dire, con un'autocentratura estrema, cioè pensiamo che il mondo sia fatto a nostra immagine e somiglianza, nel senso che non ci poniamo il problema di che cosa sa e in capo a chi andrà questo articolo, cioè quale sarà l'enciclopedia personale del nostro lettore. Allora, due parole, non ha fatto altro, si fa presto a dire non ha fatto altro, nel senso ci abbiamo impiegato anni, sia per capirlo, sia per impararlo e poi per insegnarlo, che tirare fuori alcune regole che potremmo anche definire di puro buonsenso. E abbiamo fatto un percorso lunghissimo per arrivare ad affermare dei principi di puro buonsenso. Cioè, tra una frase lunga 70 parole e una frase lunga 10 parole, secondo lei quale è più facile da leggere e da capire? Quella di 70 o quella di 10? Sicuramente quella di 10. Allora, la prima regola è non fare frasi troppo lunghe. Perché in una frase troppo lunga entrano troppe informazioni, una incistata nell'altra, in cui non si capisce poi alla fine chi fa che cosa, perché, dove, quando e come. Allora, la prima regola è fare frasi brevi, possibilmente mononucleari, cioè con un'informazione principale e a poche informazioni accessorie. Punto, seconda informazione principale, altre informazioni. Quindi, ma non è lo spezzettamento di un discorso complesso in frasi più brevi, è un ricostruire proprio un ragionamento, va bene? E, come dire, tradurlo in parole seguendo un filo logico, aiutandosi anche con scelta delle parole possibilmente di uso più comune, cioè parole note a tutti, va bene? E soprattutto frasi che non superino le 10. Nel nostro caso, parlo di due parole, 10, 15, 20 parole. Noi ci troviamo di fronte a testi in natura, diciamo, se prendiamo un giornale, forse un po' meno ultimamente, ma una legge o qualunque circolare che può avere anche 60, 70, 80, 90 parole. Noi con 90 parole facevamo almeno 5 frasi, ecco. Quindi questa è la prima regola. Però non è soltanto mettere un punto. Vuol dire riorganizzare tutto il ragionamento in modo da costruire in modo logico, conseguenziale, un certo filo di discorso. Quindi entrare nel discorso della coerenza, una buona coesione e così via. Quindi la prima regola è frasi brevi, scelta di parole semplici. Se c'è bisogno di qualche termine tecnico specialistico, non si fa a meno della parola tecnico specialistica. Ma si spiega che cosa significa quella parola. È chiaro? Così uno impara a dire ticket, ma sa che il ticket è una parola inglese che vuol dire una certa cosa, è la quota che il cittadino paga per avere diritto a un servizio che può essere una visita specialistica oppure un farmaco in farmacia. Per cui noi non è che chiamiamo il ticket in un altro modo. Però abbiamo spiegato la parola da dove viene, che cosa significa e con quale senso viene usata nelle nostre finanziarie, quando si parla di ticket sui servizi sanitari. Non so se mi sono spiegata. Invece molto spesso ci viene, come dire, rimproverato di usare un linguaggio troppo semplice. Invece usando un linguaggio più complesso, articolato, la gente è più contenta e impara di più la lingua italiana. Noi siamo della scuola di pensiero opposta, e cioè che uno impara in proporzione a quanto capisce. Allora, sono due scuole di pensiero spesso che, come dire, non riescono a mettersi d'accordo tra chi pensa che un testo strutturato in maniera arzigogolata aiuti di più il lettore a sforzarsi di capire e quindi migliora la sua comprensione. Noi siamo del parere che uno capisce, impara tanto di più, uno impara molto di più se capisce quello che legge e quindi viene stimolato ad approfondire, non viceversa. Non si tratta di, come dire, scodellargli
la pasta bella e cotta, magari scotta, si tratta di fornirgli le forchette per poter mangiare. Allora, questo è il nostro discorso, cioè non semplificare gli argomenti, non azzerare le complessità, ma dare gli strumenti per accedere a quella complessità. Come arrivarci? Ovviamente ognuno segue strade diverse. La nostra strada è stata quella di farci carico di un lavoro mostruoso dal punto di vista della capacità di controllo nella costruzione dei testi.